C'era un cunico, hanno scavato un cunico. Minchia, ma guarda che quanto gli hanno messo il truto. Ma che c'è visto? La bomba atomica c'è. Ma forse è una strada. Siamo 10. Andiamo, dai. Un sabato di terrore a Capaci, una strage che ha cambiato per sempre l'Italia e la lotta alla mafia. Di quella lotta alla mafia Giovanni Falcone al Tribunale di Palermo era stato l'anima e il motore insieme a Paolo Borsellino e agli altri magistrati del pool antimafia. A un anno dalla sua morte Marcella De Palma ha ricostruito per Mixer la sua storia, la storia di Falcone che qualcuno ha definito una anomalia palermitana. Era la fine del mese di febbraio 1991. I cronisti premevano per un incontro. Lui, al solito, recalcitrava. Allora, Giovanni, ci vediamo al Costa Azzurra? Che rompiballe che siete. Siete peggio delle cambiali, voi giornalisti. Sì. Il tavolo dava su una grande vetrata che lasciava vedere il porticciolo di Ognina. Rideva amaro Giovanni. Se ne andava dalla Sicilia, da Palermo. Espulso perché incompatibile con una società malsana e contaminata. Abbandonava per essere stato riconosciuto come un'anomalia palermitana. Così, davanti agli occhi di bue arrostiti, squisitezza marinara della costa catanese, sorseggiando un buon bicchiere di colomba, Giovanni si sottopose al crudele gioco della verità. Durò parecchio quel pranzo. Cosa disse Falcone? Quel giorno era sicuramente un Falcone non in versione palermitana. Lui voleva lanciare in quel momento dei messaggi. Lui sentiva il problema del modo come lasciava la città. Sentiva molto le critiche che gli venivano fatte e ne soffriva. Giovanni Falcone non aveva assolutamente deciso di lasciare la magistratura. Fu una domanda che gli facemmo tutti e tre. A Palermo ho costruito una bella stanza, resistente e ben definita. Ora è venuto il momento di edificare il palazzo. Se voglio costruire un intero edificio devo andare a Roma. Su Gianmanco disse poco e niente. Era tutto giocato su sugli sguardi, sull'atteggiamento. Sono i mesi in cui lui scrive quegli appunti che poi abbiamo letto soltanto dopo la sua morte. Ha sollecitato la definizione di indagini riguardanti la regione al capitano De Donna, assumendo che altrimenti la regione avrebbe perso i finanziamenti. Ovviamente qualche uomo politico gli ha fatto questa sollecitazione ed è altrettanto ovvio che egli prevede un'archiviazione. Gli chiedemmo se lui sapesse che a Palermo si diceva che lui stava abbandonando, che stava abbandonando la trincea e che si stava salvando la vita. E fu proprio in quell'occasione che con un gesto di stizza, con un gesto anche drammatico, si toccò il bottone della giacca. A cosa credono questi signori? Davvero sono convinti che siamo tutti uguali? Credono che mi stia salvando la vita? Io non ho paura di morire. Sono siciliano io. Sì, sono siciliano e per me la vita vale meno di questo bottone. Io non avrei mai immaginato che lui potesse fare una cosa del genere di fronte a delle persone. Chi era per te Falcone? Una speranza. Un grande giudice a cui più o meno inconsciamente avevamo affidato l'incarico di risolvere i nostri problemi. Ingiustamente, anche ingenerosamente. Perché era proprio questo quello di cui lui soffriva di più alla fine. L'essere in un certo senso investito di una responsabilità che doveva essere collettivo e poi essere attaccato proprio per questo, per essere il paladino. Era un grande siciliano che qualche volta non si faceva capire bene. Dagli altri siciliani che gli volevano anche bene, che lo rispettavano, i siciliani per bene, ma alcune volte non riuscivano a capirlo forse. Ci manca tanto, penso che la commozione faccia parte dell'uomo e se si nascondono
i sentimenti e le emozioni, credo che sia un errore, perché a me personalmente manca tantissimo, manca tanto. Lui come me identificava la libertà, la propria libertà, nei livelli di conoscenza della realtà nella quale viviamo. E quindi cercava in continuazione questa libertà, e molto spesso l'abbiamo cercata insieme, quindi pensi lei quanto mi manca.